Ancora una volta qui, cari amici telespettatori, al TG Tour, canale 111 del Digitale Terrestre su Teleregione. Sul telecomando ricordate 111, più semplice così si muore, caro professor Piri. Siamo in un scenario spettacolare di fronte al comune che fu di Baccaredda, quello di Cagliari, in una via Roma roboante di traffico, e questo è quello che piace a noi. Professor Piri, lei oggi mi è alfiere, sì, come spesso capita. Io veramente sono fiero di essere al suo fianco. Lei è fiero di essere alfiere? Sì, ecco. Sì. Oh, caro professore, apriamo subito la nostra nota di stampa che parte col Corriere della Sera, in prima pagina: fisco al via il Consiglio dei Ministri dall'evasione sgravi ai redditi più bassi. Le ricordo anche che il nostro governo Monti ormai ha 100 giorni e si registra un risparmio di 43 milioni di euro rispetto alle, insomma, ai governi precedenti. Questo perché Monti dice che il rigore porta allo sviluppo e non che al risparmio. Il Corano bruciato in Afghanistan, tantissime le vittime, questa è una notizia che funesta il panorama internazionale. Anche a Gerusalemme siamo sulla stessa linea d'onda, sassi e lacrimogeni, scontri sulla spianata delle moschee. Professore, come registra questa notizia? Beh, certamente con sgomento, con preoccupazione, perché bisogna sempre tener conto che è stato bruciato il Corano, che insomma è a livello proprio di libro sacro dei musulmani, e anche in Palestina si infiamma, perciò veramente vedremo una situazione incandescente. Ecco, volendo fare un parallelismo, se dovessero bruciare la copia di un Vangelo qua in Italia, sicuramente tutto questo frastuono fortunatamente non accadrebbe. Non accadrebbe, però penso che ci sia certamente molto risentimento verso chi ha causato questo. E passiamo alle prime pagine dei giornali quotidiani locali. L'ammiraglia, l'Unione Sarda, Cagliari, inchiesta sui terreni del nuovo stadio. Udite, udite, Cellino si dimette. Atto moralmente dovuto. Io però non capisco chi sarà il prossimo presidente della squadra del calcio, cioè della società Cagliari Calcio. Ma possiamo pensare che certamente ci sarà un Delfino di Cellino, però bisogna sempre considerare che a Delfino, insomma, che a Cellino hanno osteggiato questo nuovo campo che doveva essere proprio vicino a Cagliari, insomma, e lui si vuole dimettere. Si parli di foto, Stefano Grassi, presidente dell'associazione Man Ray, presenta la mostra fotografica al laboratorio studenti del Man Ray Photo School. A cura della Liga è il prossimo servizio che vi invito a seguire, e non staccate gli occhi dai nostri teleschermi. Professore, a voi il servizio. Ringrazio il TG Tour per la linea, siamo ai Sette Vizi in compagnia di Stefano Grassi, il presidente dell'associazione culturale Centro Man Ray. Perché ci troviamo qui ai Sette Vizi? Ci troviamo ai Sette Vizi perché la Man Ray Photo School, la scuola di fotografia del Centro Culturale Man Ray, espone le immagini didattiche degli allievi dell'anno accademico 2010-2011. La scuola di fotografia dura 7 mesi, è aperta da 18 anni ormai e appunto ci sono più materie e più docenti, inizia a metà ottobre e si conclude a fine aprile con un esame scritto. Le immagini di Veronica Frau che ha vinto sezione fotografia al Imperfetto Futuro, alla manifestazione che si è svolta il 19, il 20 e il 21 gennaio all'Exma, Festival Giovanile delle Arti, e questa che vediamo appunto è la ragazza, la studentessa che ha vinto appunto la sezione fotografia, e qua presenta delle immagini dedicate all'apatia dell'essere umano di fronte alla macchina. E da una parte abbiamo la donna e dall'altra parte abbiamo l'uomo. Nel caso della donna abbiamo appunto una passività nel recepire questo cambiamento epocale dell'uomo, uomo macchina, mentre nella terza e nella quarta immagine osserviamo invece una ribellione a questa condizione dell'essere umano. In questa parete invece abbiamo quella sezione che rappresenta il lavoro di gruppo, una piccola parte, quindi una selezione delle immagini del lavoro di gruppo che l'anno scorso appunto vertiva su 6 personaggi in cerca d'autore. In pratica abbiamo voluto rappresentare alcuni personaggi, diciamo, agli oneri della cronaca attualmente, che sono appunto la escort, il broker, l'androgino e
l'Emo, poi ci sono tante altre figure che qua non vediamo stasera, che appunto sono dei personaggi che sono accomunati dall'uso di internet smodato, da un uso smodato di internet. Per concludere, una piccola curiosità: come mai la vostra associazione prende il nome da un fotografo, insomma, che ha fatto la storia, Man Ray? Come mai? Prende il nome da Man Ray perché il nostro spazio polivalente è dedicato alla ricerca artistica contemporanea in tutte le sue forme, e chi meglio di Man Ray poteva rappresentare appunto questa considerazione, perché Man Ray non è stato soltanto un grande fotografo, ma anche un letterato, un cineasta, un ricercatore, uno sperimentatore a tutto campo. Bene, ringraziamo Stefano Grassi per... Grazie a voi. Grazie. In tutto ciò restituisco la linea al TG Tour. Bentornati al nostro TG qui in Piazza Matteotti, ma soprattutto abbiamo visto le immagini e questa mostra artistica di Stefano Grassi con la presenza della Valentina Ligas. Caro Antonio, torniamo un pochino alle notizie, ecco, io la chiamerei struggente cronaca, quella di tutti i giorni. 50.000 euro il bottino che è costato ad una gioielleria di Pirri, la gioielleria Rice in Piazza Chiesa, dove hanno fatto irruzione due energumeni, due balordi, e sono impadroniti di 50.000 euro. Mentre invece scorrendo abbiamo la moglie del sindaco di Monserrato che è stata vittima di un atto di vandalico, si spera che non ci sia altro dietro. Alle 6:30 di stamattina l'auto va in fiamme, una C3, una Citroen. Professore, lei ha mai avuto una Citroen C3? Mi sa di sì, vero? No, non l'ho mai avuta, ho avuto un 126. Ecco, quindi stia attento. Ah, il 126 purtroppo non 126, l'ho preso. È vero. Non mi è ancora capitato niente. Benissimo, torniamo a quelle nazionali. La mia affezione alla stampa di Torino è notoria. I 100 giorni del governo, l'abbiamo già detto, risparmiati 43 milioni di euro. Però abbiamo SOS Sud America, dove i giornalisti rischiano 3 anni per un editoriale. Quindi si ritorna sul tasto dolente della libertà di stampa, di espressione, che ha toccato anche noi nel recente passato, in senso molto molto meno importante rispetto, io mi auguro, a certi paesi del Sud America. Invece Vaticano, Bertone, volino le colombe e i corvi rimangano nella boscaglia. Sicuramente si riferisce alle notizie che girano intorno alla salute del Papa, agli attentati, vi dicono. Si dice che il Papa stia male perché non è riuscito a percorrere meno di un chilometro, ha dovuto usare la Papa mobile. Professore, lei come la vede? Beh, certamente che il nostro caro Papa ha i suoi anni, ma soprattutto è... Se non sbaglio, del 26. Perciò è molto provato, anche perché ha una bella età. Insomma, bisogna comunque starli vicino e supportarlo. Registriamo curiosamente che siamo di fronte al Palazzo Baccaredda e gli orologi, due orologi delle due colonne, diciamo, come si chiamano, le due torri, sono fuori orario, professore. Segnano le 6:30. Stanno aspettando l'ora solare. Così, sono in anticipo. Oh, vi voglio parlare del prossimo servizio che è curato dal Simone Spiga, dal nostro inviato Simone Spiga, che ha incontrato Giorgia Meloni. Si ricorda l'ex ministro Giorgia Meloni? Sì, il mini ministro. Il mini ministro. Il ministro della gioventù. Esatto. Ecco, che parla del suo libro, presenta il libro, nel frattempo che davanti ci passano delle splendide ragazze in Miss Variopinta. E Giorgia Meloni parla del suo libro che si intitola Ci crediamo. Parla della sua gioventù, politica e di altro. A voi Simone Spiga che intervista Giorgia Meloni. Grazie per la linea del TG Tour, questa sera siamo all'Hotel Mediterraneo per la presentazione del libro dell'onorevole Giorgia Meloni. Andiamo a sentire l'intervistata. Con noi l'onorevole Giorgia Meloni, autrice del libro Noi crediamo, ma ex ministro della gioventù, e, insomma, un libro che parla di questa meglio gioventù. Beh, è un libro che parla di tutta quella parte dei giovani italiani che a noi non piace raccontare, perché noi raccontiamo solamente tutto quello che non funziona, raccontiamo la violenza, la degenerazione, il bullismo, quelli che non ce la fanno, ma la verità è che ci confrontiamo con ragazzi e ragazze che pure in un tempo difficilissimo costruiscono cose straordinarie, e mi piaceva l'idea di accendere i riflettori anche su queste storie per provare a dare anche speranza, perché noi viviamo in una terra nella quale sembra che non ci sia più speranza, invece la speranza c'è sempre. Nella prefazione del libro si parla della sua esperienza politica, la sua militanza giovanile, si ricorda Paolo Colli e Fare Verde, insomma, delle battaglie che a destra sono importanti, quali quelle dell'ambiente, le battaglie studentesche.
Beh, è un libro che ho scritto anche per me e per tutta la gente che mi ha accompagnato in questi anni, e per dire che la politica, anche quando la classe politica sembra non essere all'altezza, la politica rimane la più straordinaria forma di impegno civile che esiste, la nostra capacità di cambiare le cose, che noi in questi anni, pure tra mille difficoltà, anche la storia politica, l'identità dalla quale provengo, beh, abbiamo costruito tante cose, abbiamo difeso tante cose, le nostre idee hanno vinto su tanti fronti e vale la pena di esserne fieri, perché è il motore che serve per continuare a fare politica. E grandi contenitori come PD e PDL sembra che stiano andando al tramonto, o comunque si stanno trasformando in altre realtà aggregative, anche, forse anche più importanti. Qual è la sua opinione del futuro del PDL? Beh, la mia opinione è che, come sempre, i partiti sono uno strumento, non sono un obiettivo, e quindi non sono così attaccata, diciamo, ai simboli o alle organizzazioni. Sono però attaccata a una grande conquista che il popolo italiano ha ottenuto in questi anni, che è la conquista del bipolarismo, cioè il confronto tra idee politiche distinte e contrapposte, il confronto tra idee e il rifiuto di quella stagione nella quale i partiti prendevano i voti e poi facevano con i voti degli italiani quello che volevano dentro i palazzi, facendo e disfacendo e facendo durare i governi nei 6 mesi. Non penso che noi si debba in nessun modo favorire il ritorno della partitocrazia in Italia, penso che si debba difendere un sistema bipolare che, con tutti i suoi limiti, rimane migliore della partitocrazia. Grazie mille. Leggendo le pagine di questo libro, ci sono comunque degli argomenti, si vede comunque che lei proviene dalla militanza, una scuola politica che non fa della persona l'individuo, non fa in prima persona, ma fa della comunità l'essere centrale. Questa sera all'Hotel Mediterraneo abbiamo avuto modo di parlare con l'onorevole Giorgia Meloni. Diamo la linea allo studio, Simone Spiga e Valentina Ligas. Grazie. Cari telespettatori, abbiamo visto il servizio condotto dal nostro Simone Spiga con il ministro Giorgia Meloni. Sì. Caro Antonio, lei ha visto qualcosa di tenero tra i due? Ho visto che si guardavano un pochino così, saettavano, nonostante la Meloni, insomma, rispetto alla Spiga c'è una differenza di statura, però il detto dice anche donna nana tutta tana, professore. Però questo non potevo risparmiare, che certamente è un politico, sì, che ha cominciato veramente da giovane, ma anche il nostro Simone Spiga ha iniziato anche lui da giovane, si è fatto, insomma, la sua bella fama di uomo di spessore e di politica. Ecco, cosa continuiamo a di questi due, soprattutto del nostro Simone, vogliamo fare il telegiornale su questo, professore. Andiamo avanti con la prossima notizia. Ecco, la porta ad Olbia, dove un incendio al tecnico Panedda, praticamente scoppia il panico, 600 studenti nel panico scappiano dal coso, l'allarme è scattato pochi minuti dopo l'inizio delle lezioni, quindi li ha colti proprio di sorpresa, c'è stato uno spavento terribile. Torniamo invece all'economia locale, la legge 44, vittime della legge 44 che ormai diventa una storia infinita, gli agricoltori, oltre che anche altre categorie legate alle partite IVA, 5.000 agricoltori per colpa della legge 44 hanno perso le aziende. Leggo papale dalla Nuova Sardegna, che ringraziamo come tutti gli altri giornali locali che si manifestano sul nostro tablet. Siamo ad un minuto dalla chiusura, caro professor Piri, cosa possiamo fare per ringraziare questa mole di persone che ci ripagano con la loro attenzione col TG Tour? Beh, certamente dirgli di sintonizzarsi sul nostro canale, perciò il canale 111, Teleregione, perciò state incollati, ma se potete voglio ricordare gli orari, caro Antonio. Gli orari semplicissimi, guardi, ci sono 4 edizioni anzitutto, quelle pomeridiane sono quella della 14 e quelle delle 14.45, quindi a distanza di 3/4 d'ora. La sera va in onda alle 19.40 e alle 20.30, sono 4 edizioni al giorno, più bello di così, ragazzi, veramente si rimuore, siamo già morti una volta, ve lo dicevo sempre. 30 secondi per chiudere, ricordate che vi trovate la puntata fresca di Conio tutti i giorni su YouTube, quindi è anche comodo perché potete consultarla sul vostro tablet, sul vostro computer, dovunque voi siate, avete un telegiornale da 15 minuti subito utile sui vostri teleschermi. Salutiamo tutti, professore, che non rimane altro tempo. Noi vi salutiamo e soprattutto salutiamo tutta la Sardegna. Arrivederci, a domani.